positivo. E voglio dire come prima cosa che siamo gli unici ad oggi in questa città ad aver fatto una scelta chiara e limpida. Abbiamo scelto di non seguire le strade degli accordi dentro le stanze, degli accordi tra segreterie, ma abbiamo invece deciso di mettere in campo un percorso democratico dal basso. Siamo partiti come singoli, abbiamo sottoscritto in tanti un appello, abbiamo convocato un'assemblea di lancio e da lì è partito un movimento civico, politico, popolare che ha deciso di autodeterminarsi. Quindi siamo gli unici che possiamo sottolineare e vantare questa caratteristica fondamentale. In questi giorni ascoltiamo e leggiamo di iperboli, di accartocciamenti politici su tutti gli schieramenti, dal centrodestra ancora alla ricerca di un candidato che ieri abbiamo chiamato a contratto, a progetto, come se il centrodestra potesse fare una passeggiata per il corso e trovare chiunque purché lo porti al ballottaggio sulla base di non si capisce bene quale programma. Leggiamo del caos interno al Movimento 5 Stelle che al di là delle derubricazioni dimostra che quel movimento ha fatto una fatica immensa a radicarsi in questa città e continua a litigare al suo interno tra livello regionale e comunale. E poi c'è lo schieramento della Mancinelli, del PD, della sua giunta, che a forza di slogan su asfalti e manutenzioni cerca di imbonire e raccogliere consensi facili. E quindi noi siamo gli unici che abbiamo scelto di rompere in tutti i sensi con il passato, con gli schieramenti, con le coalizioni e le forze precostituite, abbiamo deciso di metterci in gioco. Lo facciamo con una lista civica, lo facciamo in maniera autonoma, senza padroni, clientele e rendite di posizione. Quindi questo è l'unico vero progetto alternativo ad oggi in campo in questa città. È un progetto alternativo non solo nei metodi, ma anche ovviamente nei contenuti. Non a caso oggi abbiamo scelto questo luogo per partire, potevamo scegliere un bel bar, un bel hotel, con tante luci satinate, abbiamo scelto di stare in mezzo alla gente, in un luogo simbolo della cattiva amministrazione di questa città. Un'eccellenza musicale, chiusa senza alcun tipo di ragione dall'assessore Marasca, dalla Mancinelli e dalla sua giunta. Un'eccellenza musicale che ha costretto decine di ragazzi e le loro famiglie a trasferirsi altrove per poter studiare musica, arte e cultura. Un'eccellenza musicale che ovviamente hanno preso altri comuni limitrofi e di questo ne stanno guadagnando. Altri luoghi simbolo come questo hanno caratterizzato questa amministrazione, basti pensare alla chiusura, lo stesso colpevole e miope della stazione marittima, che segna un altro dei punti fondamentali della nostra visione altra della città, altra rispetto alla mobilità, alla viabilità, rispetto all'idea che un treno, molto meno inquinante di un'auto, che non crea traffico, non crea smog, non crea malattie, un'idea che poteva permettere a un treno di entrare nel cuore della città e permettere a pendolari, turisti, cittadini di entrare nel cuore della città. Quel treno è stato chiuso, soppresso in maniera miope e la stazione marittima sta lì a marcire sotto i colpi del degrado. Altra idea di città significa poi rimettere mano pesantemente al patrimonio pubblico, ai beni comuni di questa città. Un patrimonio pubblico abbandonato, chiuso. E quando non è abbandonato e chiuso viene in maniera anche qui miope svenduto ai privati. Basti pensare a quello che è successo con i Mutilatini, che se non è oggi un albergo di lusso è solo grazie alla mobilitazione di cittadini e associazioni. Basti pensare a quello che sta accadendo con il vecchio faro, con la possibilità di un hotel dentro il Cardeto e con i tanti altri immobili abbandonati e chiusi, il Savoia, l'Ipsia e tanti altri. Anche qui significa che manca una visione, manca una progettazione. L'amministrazione ha sostanzialmente governato la città come se fosse un piccolo consiglio di amministrazione di una città, di un'azienda di periferia. Per loro è contato solo ed esclusivamente il bilancio, il pareggio, la contabilità, mentre la progettualità, le persone, le risorse, i beni comuni sono diventati oggetto di derubricazione. Quindi noi vogliamo ripartire da qui, ci siamo chiamati altre idee di città, non a caso abbiamo scelto un simbolo come questo che rievoca un posto storico di questa città che è la Mole, che vuole riaprirsi, guardare in avanti. Un'altra idea di città perché vogliamo ribaltare tutte queste politiche sbagliate, ma soprattutto vogliamo trasformare quella che è stata un'amministrazione ordinaria in un governo. Questa è la differenza fondamentale.
governare non significa ordinaria amministrazione. Sistemare le buche non significa governare. Liberare le strade dalla neve non significa governare. Significa fare il minimo indispensabile che qualunque città di un paese civile dovrebbe fare. Questa è la narrazione che ci hanno raccontato in questi tempi. Noi vogliamo ribaltarla e dire che si può governare. Governare significa progettare a lungo termine, prendere scelte radicali e costruire una città a misura d'uomo. Quindi noi partiamo da questo, continueremo ad ascoltare la cittadinanza, lanceremo una serie di assemblee nei quartieri, continueremo a raccogliere le istanze dei cittadini e vogliamo continuare a farlo con questa impostazione popolare e civica. Concludo dicendo che siamo e continuiamo ad essere disponibili ad allargare il nostro perimetro politico. Abbiamo fatto un invito ieri, lo ribadiamo qui oggi, a tutte le forze politiche e civiche che non si riconoscono nel centrodestra e nei valori intolleranti, a volte razzisti di quello schieramento, che non si riconoscono nel governo del centrosinistra, ma si riconoscono sui valori fondamentali che abbiamo scritto nel nostro appello e che qui ribadiamo, chiediamo a loro di sedersi al tavolo con noi per costruire una coalizione civica la più larga, forte e possibile. Oggi c'è la possibilità di mettere in discussione un sistema di potere, di clientele che in questa città da anni governa ogni ganglo e noi a queste persone, a queste forze vogliamo dire discutiamo del programma e del futuro della città. Non ci interessano le liturgie politiche, non ci interessano posti di potere, non ci interessano assessorati. Noi vogliamo costruire un fronte civico più popolare che possa mettere in discussione il potere incardinato da anni in questa città. Chiunque sarà disponibile a fare questa discussione sulla base di un programma comune, di un candidato comune, di valori condivisi, noi siamo disponibili a starci, a discutere e a puntare dritti al governo di questa città. Io ora ho concluso, lascio la parola ai portavoce che andranno a specificare alcune questioni più specifica appunto della nostra azione e del nostro programma. Grazie. Grazie a tutti. Dunque dico io due cose per puntualizzare sempre argomenti già sollevati da Francesco. Mi pare chiaro che lui dice, quindi diciamo al criterio di città è questo, non ci candidiamo al governo della città per cambiare qualcosa, per spostare una panchina. Noi vogliamo cambiare completamente le politiche che sono state messe in campo fino ad oggi. E che cosa vogliamo fare? Vogliamo riportare al centro delle politiche cittadine le persone, i cittadini, la cura e il risanamento del territorio e la protezione dell'immenso, lo diceva anche lui, patrimonio immobiliare. Chi ha governato la città fino ad ora invece è stato, diciamo così, un esecutore, un fedele esecutore di politiche del rigore di bilancio, cioè ha preferito il rigore di bilancio, quindi la finanza e il bilancio alle persone. Noi vogliamo ribaltare questa logica, perché questo è un meccanismo infernale. Noi diciamo così, lo vogliamo rompere ovviamente diciamo insieme ad altri comuni che insieme a noi stanno facendo questa strada. Contestiamo le regole del pareggio di bilancio perché queste impediscono alle amministrazioni comunali di svolgere la loro funzione pubblica e sociale. E infatti che cosa ne è derivato? Ne sono derivate le privatizzazioni dei servizi pubblici, la vendita del patrimonio immobiliare, il blocco delle assunzioni in comune, gli appalti al massimo ribasso, tutta sta roba qui ha impoverito la città e diciamo così caricato ulteriormente su una situazione che era già in crisi, cioè sotto gli occhi di tutti, non serve che la Banca d'Italia lo dica, qui c'è un aumento delle disuguaglianze, un aumento delle povertà. Ma la Costituzione ci dice che la povertà è illegale e in questi anni non è vero che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, abbiamo vissuto al di sotto e quindi noi ci candidiamo al governo della città anche perché con coraggio le politiche di bilancio noi vogliamo, diciamo così, operare se necessario anche un disallineamento rispetto all'obbligo del parere di bilancio.
si stanno muovendo anche altri comuni su questo, su questo terreno, ma siccome lo vediamo tutti come sono state lasciate le periferie e i quartieri, cioè abbandonati, è evidente che servono investimenti importanti e questi investimenti devono stare fuori dalle regole del pareggio di bilancio, perché altrimenti noi siamo destinati a, diciamo così, i comuni hanno perciò in un certo senso le mani legate. Noi questo coraggio ce lo mettiamo, anzi, diciamo così, testardamente pensiamo che questa sia la strada, perché comunque il resto è sotto gli occhi di tutti. Perché anche, lo diceva Francesco, lo puntualizzo, diciamo, una ricchezza i cittadini di Ancona, come i cittadini di altri comuni, ce l'hanno, ed è una ricchezza grande, ed è la ricchezza del patrimonio pubblico e comunale, che è una ricchezza collettiva e che noi abbiamo il dovere di consegnare alle future generazioni, che deve essere non, diciamo, peggio di come l'abbiamo trovato, meglio di come l'abbiamo trovato, e non venduto, perché questo non è consentito. E allora sta qui, e lo dobbiamo capire, sta qui la leva della ripartenza. Allora, quando noi diciamo contenitori anche autogestiti da utilizzare per finalità sociali, ma per strutture che mancano in questa città, alloggi, social housing, strutture per anziani, strutture culturali, ecco, in questa città è persino difficile trovare un luogo a basso costo per poter fare iniziative di dibattito pubblico. E poi sono stati abbandonati i quartieri. La riqualificazione dei quartieri non è Vallemiano, lì c'è una protesta, non è l'Eurospin di Vallemiano, lì c'è una protesta, e quella protesta e quella proposta va accolta. Allora, quella serve solo per fare cassa, invece noi pensiamo a mercatini rionali, a piccolo commercio, attività commerciali diffuse, nuove attività e cura dei parchi. Questa roba qui è anche nuovo lavoro, è nuovo e buon lavoro. In un momento in cui c'è una precarizzazione del lavoro e un super sfruttamento, a me pare che questa possa essere anche da parte del comune una leva per creare, diciamo, benessere e comunità. Per chiudere, dico anche che siamo ovviamente, lo diceva lui, contrari alle privatizzazioni dei servizi, e noi, rifacendosi proprio al referendum del 2011, intendiamo dare rispetto a quel referendum. Già allora i cittadini hanno capito che il privato non è meglio, o è meglio o è bello solo per qualcuno. Per altri invece è difficoltà di accesso al servizio, e quindi noi vogliamo, diciamo così, allargare questo perimetro. Io mi fermo qui perché poi altri faranno i loro interventi. Allora, io sono qui perché credo in questo progetto, perché è l'unico progetto in cui il centro è il bene comune. Noi come bene comune intendiamo tutte le risorse che appartengono alla collettività, che siano esse immateriali o materiali. Intendo la salute, il benessere delle persone. Se noi parliamo di ambiente ma lo scolleghiamo al discorso del benessere della collettività, ok? Non abbiamo fatto nulla. Quindi il progetto Altra Idea di Città rimette al centro l'ambiente come filo rosso che collega tutto, ok? Che sta in filigrana su tutto, intendendolo come ambiente pulito, ambiente in cui non si respirano le PM10 o peggio ancora, come ci dicono i migliori esperti in questi giorni proprio, PM2,5 e ancora più sottili, quelli che entrano dentro l'organismo. Su questo, sul monitoraggio ambientale, non si è fatto niente negli ultimi anni, lo denunciamo in maniera chiara e forte. L'unica centralina che dà idea di quello che è lo stato di salute della nostra area, del nostro ambiente, l'hanno posizionata alla Cittadella, come se fosse una posizione che possa registrare la salute diciamo di base di questa città. Ed è gravissimo questo,
perché nasconde appunto ai cittadini un'evidenza che Ancona è una tra le città più inquinate d'Italia. Quindi dobbiamo, nel nostro programma lo vedrete, ripristinare la conoscenza, l'informazione ai cittadini, quindi la trasparenza dell'azione che sarà l'azione se saremo al governo della città, sarà la comunicazione ai cittadini della realtà. Non possiamo nascondere i dati sotto il tappeto. Quindi ambiente, come si raggiunge, come si arriva a un miglioramento dell'ambiente in funzione della salute dei cittadini? Con tutta una serie di politiche che si basano ovviamente su interventi sulle strutture, sulle infrastrutture, per esempio fermando definitivamente il traffico alle porte della città, aumentando le zone a traffico limitato, aumentando le zone pedonali. I commercianti diranno: eccolo, la solita politica che penalizza il commercio in centro. Non è vero nulla. I dati di tutte le città che hanno avuto coraggio di fare queste scelte, Perugia, Siena, vi posso citare Macerata, eccetera, eccetera, dimostrano il contrario. Dimostrano che il commercio in un centro ripulito, ma soprattutto in un centro riqualificato, bello, dove i soldi l'amministrazione non li deve spendere per i grandi progetti, 12 milioni di euro per fare un lungomare che non servirà a nessuno, parlo quello di Nord, ma lo spende, questi soldi li spende nella città, per la città, cominciando dalla valorizzazione dei beni culturali, architettonici, paesaggistici. Ancona è una città che dovrebbe essere proiettata tra le prime città come accoglienza turistica. Invece cosa facciamo? Consentiamo alle agenzie che scaricano, che diciamo si rivolgono ai turisti che arrivano, più di 1.200.000 turisti l'anno che arrivano, li prendono, li mettono su un pullman e li portano, sapete dove? A Recanati, a Loreto, alle grotte di Frassassi. Questo è quello che dobbiamo ribaltare. Noi li dobbiamo far rimanere qui quelle 24 ore, 36 ore che scendono dai grandi traghetti e dalle navi. Quindi concludo, perché sarebbe enorme il discorso da fare, ma seguiteci, perché lo faremo nel dettaglio, daremo delle proposte concrete. Concludo dicendo che non è una questione di soldi. Soldi in tre anni nel bilancio triennale delle opere pubbliche ho letto 105 milioni di euro a disposizione. Se andiamo a vedere, la gran parte di questi soldi provengono da progettazioni che sono state avanzate a livello preliminare, diciamo così, da approfondire. Noi rimetteremmo in discussione, se al governo della città, queste scelte, come dicevo, ribaltando tutto. No alle grandi opere che non servono a nessuno, sì a tutta una serie di grandi interventi, piccoli e medi interventi all'interno della città, centro, città, periferie e naturalmente frazioni. Non dimentichiamoci anche che abbiamo delle bellissime frazioni che sono state di fatto abbandonate, sapete tutti che addirittura qualche frazione ha chiesto di andarsene in altri comuni, e quindi ha fatto richiesta, no, chi a Sirolo, chi a Nord, eccetera. Quindi Trentino. Esatto, quindi diciamo questo, che l'attenzione, ripeto e chiudo, bisogna passare da un discorso di urbanistica, io sono un urbanista, quindi lo dico contro il mio interesse, di urbanistica a una visione lunga, strategica della città, perché dobbiamo immaginare un'Ancona del 2025, del 2030, avendo il coraggio di investire su scelte sostenibili. Quindi meno gomma, meno traffico privato, più biciclette, più treno. Riapriamo la metropolitana di superficie, ricominciamo a parlare di trasporto pubblico su ferro. Quello che mi piace dire, la cura del ferro. Facciamo una bella cura del ferro, abbandoniamo la gomma. Chi vuole? Sì. Allora. Sì. Assolutamente. Allora, finiamo e poi facciamo le domande.
Allora, io sono Brevissimo e rappresento il settore cultura, giovani, università e sport. Il nostro progetto ha come perno la cultura, se non avete ancora capito, nonostante l'abbiamo ripetuto molte volte, cerchiamo di instaurare una cultura partecipata, una cultura della partecipazione e dell'ascolto. Tutti i nostri punti programmatici saranno messi nel sito. Io ai giornalisti faccio un servizio adesso da collega e dico che la nostra cultura si basa sulla partecipazione e l'ascolto, l'ascolto della città. E allora dico che così come la cultura intesa come musica, letteratura può essere la cura dell'anima, noi dobbiamo preoccuparci anche della cura del corpo. E ascoltando la città, leggendo i giornali, quindi le cose che scrivete voi, abbiamo appreso di un allarme che c'è in città che riguarda tutta la popolazione ed è stato dato dal presidente dell'ordine dei medici della provincia di Ancona e riguarda un aspetto centrale della nostra vita. Questo sarà approfondito da Loredana Galano del Travolo del Welfare, però l'esempio che vi ho fatto è per dire che la nostra idea di città è un'idea che ascolta i cittadini. Quindi, per quanto riguarda la cultura, non scelte dall'alto di un assessore o di un'equipe che scelgono dall'alto, ma una cultura che sia incentrata su bandi per progetti, su consulte delle associazioni culturali che sono state dismesse, che erano state messe in piedi dalla precedente amministrazione, consulte dei giovani e risorse messe a bando, perché Ancona è ricca di talenti, di associazioni a cui sono stati anche tolti degli spazi perché tutto deve essere messo a remunerazione. Noi facciamo una proposta concreta, tra le altre, estendere alle associazioni culturali la riduzione al 90% che è assicurata anche alle altre associazioni per gli affitti, messa a bando anche degli spazi che sono tanti e vanno messi a bando. Per quanto riguarda l'università, Ancona, polo dell'alta formazione, ha un'eccellenza nell'università politecnica, lo sappiamo tutti, ma pochi, nessuno sa, perché l'amministrazione non ha creduto di investire in comunicazione, in progettualità. Abbiamo ormai anche un'Accademia delle Belle Arti che sta a Vallemiano, e questa Accademia delle Belle Arti che sta a Vallemiano da anni, e assieme alla Casa delle Culture e agli enti pubblici che negli anni l'hanno sostenuto, sta promuovendo il recupero dell'ex matatoia abbandonata a se stesso. È stato fatto scadere il progetto di riqualificazione approvato nel 2003 e scaduto e non rinnovato, per cui mettere al centro questo polo dell'alta formazione significa far dialogare l'università che sta Politecnica, che è diffusa nella città, con questo centro di eccellenza che sta a Vallemiano e attende una sede opportuna al centro del monumento di archeologia industriale che è il mattatoio. Infine i giovani, per i giovani non abbiamo molto da dire, abbiamo un candidato di 27 anni che ha fatto per 5 anni il consigliere comunale. Per lui si può parlare non di cervello in fuga, ma semmai di un cervello in furia, una furia di cervelli che ha saputo mettere insieme a tanti altri e che cambierà il destino di questa città, diventerà un vero capoluogo non solo di regione ma del Mediterraneo. E questo luogo è un luogo della cultura abbandonata, abbiamo seguito le vicende dell'ex Pergolesi, non ci torniamo sopra, ma è stato colpevole che questa amministrazione abbandonasse una scuola pubblica, perché l'ex Pergolesi pareggiato era una scuola pubblica, e così come sentiremo per l'allarme dei pediatri e dei medici di famiglia, abbandonare la scuola pubblica così come trascurare la sanità pubblica è un colpo alla democrazia che si regge proprio sulla scuola e la sanità. Grazie. Sono Loredana Galano e sono la portavoce, mi occupo di welfare, beni comuni e del tavolo anche della sanità. Sarò molto breve perché poi chi mi ha preceduto ha fatto una notevole illustrazione di quello che poi devo dire anch'io. E parto da quello che ha detto Loretta dell'utilizzo dei beni pubblici.
approcci a fini sociali. Noi vogliamo prendere a modello, e non dobbiamo andare neanche tanto lontano, perché il neonato comune delle terre roveresche quindi ha acquisito un modello di gestione partecipata dei beni comuni ad uso sociale. Quindi questo è molto importante, perché noi abbiamo tanti edifici completamente abbandonati che in altre realtà sono stati trasformati in social housing, sono stati trasformati in spazi di autogestione e quindi sono stati trasformati in welfare praticamente. Quindi noi partiamo sicuramente da un welfare che finalmente deve essere pubblico, mentre attualmente è completamente privatizzato, ma è privatizzato anche nel lavoro, con una ricaduta negativa sul benessere delle persone e sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore sociale e sociosanitario. Quindi mettiamo al centro il lavoro, che deve essere sicuramente un lavoro retribuito come prevede il contratto, ma valorizzato con la privatizzazione dei servizi. Il lavoro sociale delle operatrici e degli operatori, che molto spesso sono molto formati, è completamente squalificato, precarizzato e non viene neanche tutelato, hanno periodi di sospensione cui il lavoratore non ha diritto a nulla. Quindi il lavoro al centro, ma anche sicuramente gli interventi di una rinnovazione della rigenerazione delle comunità, perché noi vogliamo rinnovare, rigenerare sicuramente il tessuto urbano, ma vogliamo anche rigenerare e rinnovare un tessuto comunitario che in questa città si sta perdendo. Non abbiamo più relazioni di solidarietà, non siamo la società, il tessuto sociale quindi non è più in grado di costruire relazioni di prossimità, relazioni sociali, e questo è un grande problema. E persone, abbiamo visto, no, attualmente anche ci hanno raccontato i giornali di senza tetto, che dormivano con l'emergenza freddo, sono stati praticamente, hanno aperto la sala della stazione. Queste persone non avevano nessun riferimento per quello che riguarda, anche non vengono intercettati dai servizi, ma vengono intercettati molto spesso, ecco, dall'autogestione o dal cosiddetto mutualismo, l'automutualismo, e noi dobbiamo prendere in considerazione quello e trasformare quindi il welfare, dare nuovi modelli. Ecco, io penso che con una gestione partecipata dei beni comuni a sfondo sociale, questo potrebbe sicuramente modificare e cambiare radicalmente il tessuto comunitario di questa città, e ne abbiamo molto bisogno. Ecco. Salve a tutti, sono Luciano Mariani, sono un imprenditore, uno start-upper, ho giocato a football americano qui ad Ancona, sono stato uno scout, mi sono laureato e sono un papà. Sono emigrato, sono un anconetano da 4 anni, anche se vivo qui da 18 circa. E ero scappato in Francia, ma sono ritornato, ho investito in questa città, ho una società di una startup e sono, diciamo, vicino al mondo dell'innovazione. Ho scelto di appoggiare e di dare il mio supporto informatico a Tridia di Città perché è un posto che ha i connotati di una startup. Conosco molto bene queste fasi e la vedo come un progetto civile e politico, e ho accolto, diciamo, in pieno tutte le necessità che servivano per la parte di comunicazione, ma il fil rouge di tutte le nostre proposte in realtà hanno a che vedere con il monitoraggio delle voci che magari sono meno ascoltate, con il clima e quindi con il bene dell'ambiente, che quindi necessita comunque di ascoltare, di raccogliere e poi di presentare, di informatizzare. Quindi faccio un appello a tutte quelle startup e gli startupper che mi conoscono, potete contattarmi per avere tra virgolette voce in capitolo sull'innovazione ad Ancona e nel nostro settore. Ce la possiamo fare, dateci una mano anche sul lato della comunicazione e ricordatevi l'hashtag Altre Idee di Città. Prima delle domande comunico che, come leggete nel comunicato, qui manca Katia Mastantuono, che è una delle portavoci, nonché una delle due mie vice donna, coadiuvatrici, che purtroppo, essendo vicepreside di un istituto, ha avuto un problema e non poteva chiudere la scuola e venire qui, insomma. Però trovate ovviamente nel comunicato. Adesso le domande. Scusate, io una domanda. Allora, siccome si è parlato della marcia di questi 5 anni in cui la città è stata sostanzialmente portata avanti con il minimo indispensabile, si è fatto riferimento al
famigerato pareggio di bilancio. Mi è venuto in mente questo, cioè che il pareggio di bilancio effettivamente fu il nucleo quasi totale della campagna elettorale della Mancinelli a suo tempo, su cui poi ha vinto le elezioni. Quindi la mia domanda è capire se cosa si dovrebbe fare di diverso o in più rispetto a questo, come più che altro spostare e convincere i cittadini anconetani che insomma non è solo il pareggio di bilancio, perché su quello ci ha vinto l'elezione la Mancinelli. Sì, è evidente che il quadro politico pre-2013 anche anconetano era totalmente diverso, venivamo da una serie di amministrazioni finite male con dei problemi di bilancio evidenti. Noi il ragionamento che faceva Loretta è sì relativo all'amministrazione comunale anconetana, ma è anche un ragionamento politico d'insieme. È evidente che c'è una situazione di difficoltà per i comuni, questo lo leggiamo, lo ascoltiamo dalle parole degli assessori comunali al bilancio, nella misura in cui le capacità di spesa per una serie di vincoli a cascata tra Unione Europea e Governo Centrale rendono difficoltoso l'investimento, tanto che, come cercavamo di sottolineare, molto spesso siamo costretti a prendere finanziamenti senza poter sostanzialmente proporre una visione, perché, come dice, questo è quello che passa al commento. Noi su questa cosa diciamo che forse sarebbe ora di mettere in campo dei sindaci che potremmo definire disobbedienti. Questo significa mandare in default i comuni per fare una battaglia politica? No. Significa però che i sindaci di questo paese dovrebbero iniziare a porre il tema della fuoriuscita dai vincoli di bilancio europeo come un tema di sopravvivenza dei comuni, ma soprattutto come un tema di rispetto e attuazione della Costituzione. Cioè il punto è che in funzione di una norma sovraordinata europea, tendenzialmente, noi andiamo a violare la Carta Costituzionale, che prevederebbe tutta una serie di servizi, risorse e diritti per i cittadini che molto spesso vengono negati perché i comuni si coprono, cioè, insomma, ringranare la prima. Esatto, ringranare la prima. Queste cose tra l'altro sono state fatte, è caso di scuola il contenzioso tra il comune di Napoli guidato dai magistris fino alla Corte Costituzionale rispetto all'assunzione di 100 maestre d'asilo, nel quale De Magistris ha detto: la Costituzione mi chiede di garantire il diritto alla scuola, alla formazione dei miei bambini, io assumo maestre negli asili pubblici anche violando il pareggio di bilancio. E la Corte Costituzionale ha riconosciuto la sovraordinazione della Costituzione rispetto a tutte le fonti giuridiche inferiori. Quindi su questo bisognerebbe cominciare a fare una battaglia politica nazionale, creare alleanze e costruire confronti. Arrivata Katia. È evidente che è molto difficoltoso che una battaglia di questo tipo la faccia un sindaco come la Mancinelli, che fa parte del partito che ha introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione. Sarebbe un'antinomia, è evidente che questo non... Buongiorno a tutti. Questo vincolo tra l'altro fa sì che tra il 2022 e il 2024 ad Ancona ci saranno 5 pediatri su 10, significa 5.000 bambini al giorno, allo stato attuale, senza un pediatra ad Ancona. Nel comunicato vi abbiamo segnalato che già attualmente c'è un pediatra pensionato che non è stato sostituito. E quindi i genitori del capoluogo di regione devono andare a Falconara a portare i figli, e questo sta andando troppo a rimessa sulla salute delle persone anche. E comunque in ogni caso, quando noi diciamo gli investimenti fuori dal pareggio di bilancio, è già una trattativa che noi intendiamo aprire col governo, perché altrimenti... C'è un altro aspetto collegato, non direttamente ma collegato a quello che dicevi, che è quello che noi siamo per la creazione di una task force interna all'amministrazione comunale per fare dei progetti finalizzati all'ottenimento di fondi europei. Non possiamo un capoluogo che voglia essere capoluogo, come ha detto giustamente prima lui, non solo della regione ma proprio dentro il Mediterraneo. A proposito, che fine ha fatto l'AMMA, no? Questo progetto mega galattico, Adriatico, Mediterraneo e quant'altro. Ecco, allora come fa un capoluogo a recepire e riuscire a drenare risorse europee se non c'ha nemmeno un ufficio di progettazione che è degno di questo nome? Quindi cominciamo a investire in questo, e guardate che
La questione dei dipendenti, se andate a guardare dentro, da 1100 dipendenti di 10 anni fa sono diventati 800 scarsi, mi risulta poco meno di 800, quindi di che stiamo parlando? Non è che è un problema, no? Quindi stiamo togliendo risorse interne, umane, e fra l'altro, cosa ancora più grave, senza investire sulla formazione interna delle strutture intermedie, perché il comune non lo manda avanti i dirigenti. Io sono stato dirigente di comuni, lo so, ve lo posso dire, sono le persone che stanno, che lavorano in squadra con i dirigenti, che mandano avanti le cose. Quindi il problema è serio e bisogna guardare di qui a 5, 10, 20 anni. La prospettiva, parlo un secondo, è quella proprio di creare una, all'interno dell'amministrazione comunale un ufficio dedicato proprio a quella che sarà l'Ancona del futuro, e quindi di lavorare contemporaneamente a governare l'esistente, ma contemporaneamente a immaginare il governo del futuro. Questo non perché uno vuole rimanere all'interno dell'amministrazione per sempre, ma per lasciare effettivamente una progettualità importante, sostenibile, che guarda effettivamente a questioni che sono dirimenti per la città. La mobilità ne avrete sicuramente parlato, la questione comunque di una città a disposizione dei giovani, ma non intesi giovani come una entità estratta, ma come persone, i bambini, quindi il governo dei ragazzi, recuperare spazi e voce per tutte quelle categorie che in questo momento vivono la città in modo abbastanza passivo, no? Quindi come fruitori, come beneficiari, come consumatori, ma non come componente attiva e in qualche modo dialogante con quello che è il governo della città. Questa è la cosa che noi interessa, recuperare spazi per la voce di chi in questo momento usufruisce di cose senza poter partecipare a elaborarle, perché non è che non ci sono cose positive, ci sono cose positive, ma questa elaborazione avviene all'interno del palazzo. Invece sarebbe importante che i cittadini potessero in qualche modo contribuire, no? Alimentare a una progettualità più condivisa. Questo è quello che è l'idea, no? Molto semplice, ma al tempo stesso rivoluzionaria, perché le cose buone ci sono, ma sono decise all'interno dei luoghi deputati per farle. Non basta più, perché la città è complessa, ha bisogno in qualche modo di un'articolazione meno semplicistica, meno uguale per tutti, ma più personalizzata, individualizzata e realizzata per una molteplicità di utenza. Altre domande? Io faccio la domanda a lei. Katia si occupa in particolare dei rapporti con l'assemblea, e questo è l'aspetto rivoluzionario del nostro movimento. Quindi se ci spieghi come funziona questa assemblea, che è arrivata a 160 aderenti. Pensavo l'avessi non l'abbiamo parlato. No, perché eri tu l'ha detta. Allora, il metodo che noi ci siamo dato è un metodo fortemente partecipato, ma non è una partecipazione estetica. È una partecipazione sostanziale, dove le persone possono effettivamente contribuire ad elaborare un progetto nuovo di città. In che modo? Partecipando. Quindi se ci sei contribuisci, se non ci sei contribuisci poco. Ecco, il nostro spirito è proprio quello di sollecitare le persone a venire, a rispondere, valorizzando quello che viene detto. Quindi questo è l'aspetto, diciamo, partecipativo. Ci siamo dati dei nomi: assemblea, un coordinamento eletto dall'assemblea che è formato da 20 membri, in cui abbiamo chiesto l'equilibrio di genere, quindi donne e uomini che partecipano in qualche modo a condurre questo percorso, e poi ci sono i portavoce di cui avete sicuramente parlato, che sono questi che vi parlano in questo momento, che hanno invece la responsabilità politica del percorso. Quindi ecco, questi organi, che sono vecchi e nuovi, hanno come scopo quello di allargare la componente degli interlocutori, facendo sì che più persone possibile possano contribuire al progetto. Ok, domande? Tre domande. No, aspetta, prima i giornalisti. Un attimo, te sei... sulla coalizione dicevi, non con parte di centrodestra né di centrosinistra, con Tombolini pensi che ancora possa essere possibile? Altra gente. No, noi ovviamente... Tombolini centrismo è un po'. Però noi abbiamo dialogato con Tombolini, io l'ho fatto da consigliere comunale, abbiamo votato penso il 90% delle volte insieme, abbiamo condiviso alcune battaglie su beni comuni, ambiente e cose di questo tipo. Ovviamente a lui diciamo quello che abbiamo scritto ieri nel comunicato stampa. Può scegliere
il contratto a progetto del centrodestra romano che cala uomini e forze su un territorio che non conosce, oppure può scegliere il terreno della popolazione, può scegliere il terreno delle associazioni, dei movimenti e di un futuro migliore per questa città. Ora la scelta ovviamente spetta a lui, è evidente che c'è una incompatibilità totale tra noi e il centrodestra nelle forme e nei programmi che quelle persone rappresentano. Lega Nord, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono state protagoniste dei peggiori governi di questa storia repubblicana, hanno dimostrato in questi tempi di costruire campagne politiche fondate su odio e intolleranza. Noi con queste persone non abbiamo nulla a che spartire, siamo anzi loro convinti avversari politici. Tombolini scelga i programmi e le cose condivise con me e con tanti altri di quelli che vedete qui in questi anni, oppure forse una rielezione sicura e qualche posto, ma con una coalizione che non avrà alcun tipo di contenuto programmatico in linea con quello che ha fatto Tombolini in questi anni. Liberi Uguali, allora Liberi Uguali dobbiamo capire se esisterà ancora. Ovviamente stanno facendo una discussione che noi rispettiamo profondamente. Scusa Francesco, una reelezione sicura in qualche posto, ma con un governo? Con un governo fatto dal centrodestra che, leggendo le cose di questi ultimi anni, dimostra un'incompatibilità con lo stesso Tombolini. Cioè, se voi leggete il programma di 60-100 del 2013, le cose che ha proposto e detto in Consiglio di Tombolini, e prendete un programma del centrodestra per la città di Ancona, ci sono delle incompatibilità profonde, basti pensare alla gestione della viabilità. Centrodestra propone la riapertura al traffico del corso principale, Tombolini propone una ZTL allargata. Ecco, queste cose noi gliele chiederemo, forse dovreste chiedere anche un po' di più voi dalla stampa. La prossima conferenza. Esatto. Detto questo, Liberi Uguali, siamo ovviamente in discussione anche con loro, dobbiamo capire se Liberi Uguali proseguirà. Il nostro appello iniziale contiene molti nomi dei promotori di Liberi Uguali, tra cui lo stesso segretario cittadino di MDP, Luca Bonventi, che è tra i firmatari del nostro appello. Quindi è evidente che siamo dentro lo stesso humus, dentro lo stesso eventuale schieramento, e anche con loro definiremo. È evidente che noi proviamo a costruire la minor parcellazione possibile rispetto alla dispersione dei voti, cioè c'è la possibilità di costruire una campagna a 4, quindi 4 coalizioni che si sfidano. Se riusciamo a stare su questo obiettivo e allargare lo spazio civico dell'alternativa, possiamo seriamente puntare al governo della città, quindi questo è il nostro obiettivo. Ecco. Andiamo a dire che esistono tantissime altre realtà al di là di quelle strutturate che magari realtà associative, parlo in generale di realtà associative che a noi interessano molto perché i contenuti di programma riguardano proprio quello che è il vissuto cittadino e associativo della città, quindi ecco, gli interlocutori sono davvero tanti. Poi ovviamente questo appello a Tombolini vale anche per A2O piuttosto che voi con noi. Sì, sì, di quelli palesati, no? Se leggiamo le parole, i comunicati della 2O e voi con noi, leggiamo una comunione di intenti, quindi ci chiediamo di uscire da queste categorizzazioni anche un po' spesso stantie che sanno di passato. Noi siamo uno schieramento plurale, basta vedere le facce e le storie di chi è qui. Chiudere questa esperienza nell'angolo di alcune etichette del passato è un racconto falso che non rappresenterebbe la pluralità. Quindi chi vuole misurarsi con questa pluralità senza avere paura lo faccia. Noi lo faremo. Bene. Noi abbiamo un'altra idea di vita, sì, ma seriamente, non per nome. A posto. Posso fare tre domande? Sì. Allora, io ti volevo chiedere, l'emergenza abitativa sociale, tanto patrimonio sfitto, lo volete fare un censimento del patrimonio sfitto? Sì, sì. Una. Due, ci sono molte famiglie che contestano il decreto sull'obbligatorietà dei vaccini. Tu come la pensi? Terzo. La introduzione di una moneta complementare ad Ancona potrebbe aiutare il discorso vostro sull'economia e sul pareggio bilancio? Allora, sul numero uno, noi siamo stati gli unici, sono stato l'unico consigliere comunale in questa città negli ultimi penso 10 anni
ad essersi opposto anche a sfratti esecutivi, quindi con il corpo e il mio ruolo istituzionale sono stato, penso, anche due consiglieri comunali, io e Crispiani, a sostenere dal primo minuto l'esperimento abitativo di Case degli Altri. Avevamo fatto delle mozioni sul co-housing e altre cose di questo tipo, quindi certo, censimento e utilizzare tutti gli strumenti che sono di competenza dell'amministrazione per cercare in tutti i modi di ridurre l'emergenza sfratti abitativa a zero, questo sicuramente. Sulla domanda 2, tema spinoso, io non sono un medico, penso di poter dire di fidarmi della scienza quando è al servizio del benessere e della cittadinanza. Penso anche che ci sono delle ragioni di sanità pubblica rispetto alle scuole e ai bambini che vadano prese. Ma la libera scelta in considerazione delle famiglie? La libera scelta è un tema spinoso, l'autodeterminazione delle persone è un tema spinoso. Certo è che poi, se vogliamo poi considerare anche abbiamo parlato di Costituzione, sappiamo che poi quando ci sono di mezzo interessi della collettività è evidente che l'interesse del singolo ne deve tener conto. Ovviamente questo non è un tema di stretta competenza comunale, siamo sul dibattito, però vorremmo evitare una dicotomizzazione delle posizioni. Questo scontro feroce sul tema dei vaccini ci sembra un'esasperazione che non fa bene a nessuno, perché poi di mezzo ci sono le vite dei bambini. Sulla terza, penso che invece sia molto importante e interessante approfondire insieme, cioè creare dei percorsi di approfondimento, di conoscenza, che sia in qualche modo di confronto, quindi non di separatezza tra le posizioni, quanto di condivisione di quelli che sono, diciamo così, i rispettivi dubbi. E quindi ecco, siamo assolutamente favorevoli a conciliare e a creare delle occasioni di confronto. Questo sì, perché abbiamo tutti bisogno di approfondimento, la verità non ce l'ha in tasca nessuno, quindi ecco, questo sicuramente è una cosa percorribile. Sulla moneta complementare, molti di quelli che hanno partecipato all'esperienza del 2013 di Stefano Crispiani lo avevano scritto già nel programma del 2013, quindi lo confermiamo, poi Valerio se vuole aggiungere. Sì, aggiungo che sulla moneta complementare abbiamo lavorato questo inverno con l'Università Politecnica delle Marche e con l'associazione di cui faccio parte, NIEVIEM, il Festival Corto Dorico. Abbiamo prodotto anche un video informativo sulla moneta complementare delle Marche, che è il Marchex, che raduna centinaia di imprese marchigiane, ma soprattutto nel settore sud. Ad Ancona c'è un problema di apertura, siamo una città piuttosto chiusa, dobbiamo aprirci anche al resto della regione, dove nascono iniziative eccellenti come appunto il Marchex, che ha sede a Civitanova, ma non per questo non può essere assunto anche ad Ancona, perché ha dei vantaggi effettivi, soprattutto in termini di liquidità e di rete di imprese che fanno parte del circuito, che, lo ricordiamo, è un circuito di 11 regioni che si appoggia al Sardex, che ha sede in Sardegna. Quindi noi siamo apertissimi, l'abbiamo già studiato, e se verremo eletti e governeremo la città, sicuramente lavoreremo per diffondere questo e tanti altri metodi per incentivare l'economia, che è un'economia locale, che si pone nella nostra città a livello locale, ma che guarda a tutto il mondo. Grazie. Oh, naturalmente la moneta alternativa è vietata in Italia, quindi è una moneta strettamente complementare per favorire l'economia locale. Grazie mille. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie. Viva la lupa! Viva il lupo! Viva la lupa! Adesso che siete tutti, facciamo la foto qua. Sì. Aspettate, non andate via. Facciamo un attimo. Questa qui. Guarda, Giovanni è venuto. Come no? Vieni. No, sono contento che sei venuto. Giampaolo. 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 Giampaolo.
Abbiamo scelto un nome, l'altra idea di città, però perché vogliamo ribaltare l'idea che ha attraversato l'amministrazione di quest'anno. Quindi vogliamo fare un'altra mobilità fondata sulla mobilità sostenibile, sulla chiusura del centro al traffico privato, una mobilità che investa sul ferro, sul trasporto pubblico, sulle piste ciclabili e sulla pedonabilità. Vogliamo poi fare un'altra gestione del patrimonio pubblico, vogliamo smettere di chiudere gli istituti musicali come il più presto che siamo oggi, vogliamo smettere di chiudere la stazione marittima, vogliamo smettere di chiudere l'Ipsia, vogliamo smettere di privatizzare i beni pubblici come sta accadendo con il vecchio faro, come ha rischiato di accadere con i Monti Latini. Anche su questo vogliamo imporre un'altra idea di gestione dei beni comuni che siano a disposizione della collettività e no a disposizione del profitto dei privati. Poi vogliamo fare tante cose, a partire da Ancona città universitaria, riportare al centro gli studenti, permettergli di muoversi, vogliamo costruire spazi per la cultura, la socialità. Quindi tutto questo c'è un filo conduttore che è quello di un'idea altra di città. Ecco, un messaggio che vuole dare agli anconetani. Gli anconetani vorremmo dire di uscire dall'ordinario, di smettere di accontentarsi del meno peggio, di smettere di votare coalizioni preconfezionate con una spartizione dei posti già scelta. Vorremmo dire di scegliere il coraggio. Noi abbiamo avuto il coraggio di rompere questi schemi e vorremmo che in tanti da domani ci seguissero in questa avventura. Perfetto. Verifico se è venuto. Aspetta un attimo. Di fare il microfono. Non hai funzionato più. No, ma io ho pensato così, niente volto. Vieni qua. Secondo te dove la dovevamo fare? Foto. Allora, mano adesso anche te. Allora, rifacciamo il gruppo con Katia. Scusa, è andato via qualcuno. Il gruppo che c'è anche Katia. No, c'è tutti adesso. Scusa, dobbiamo rifare la foto. Dove vogliamo fare questa cosa? A me penso che mi arresta con la macchina perché ce l'ho sul pezzo del macchina. Ah, non andate via che dobbiamo fare la foto per 6x3. Sai, è lui. Quella per ogni tavolo.